Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buongiorno, buonasera, Amadeusiane, Amadeusiani. Mettete like su uno, due, tre stream. Iscrivetevi ai nostri canali, All'ora di Amadeus, Il Salotto della Morghi, Quelli che Eroi. Oggi parliamo di difesa personale di Krav Maga, che ora ce lo spiegherà bene Christian Fantasia. Ciao Luca, eccoci Ah, qua. eccoci qua. Bene, Come stai? Tutto bene? tutto bene. È tanto che non ci vediamo. È tanto che non ci vediamo, Sì, assolutamente. È tanto, un po' di tempo che tanto. non Un po' abbiamo di avuto più tempo. occasione di Beh. vedersi. Ok, allora stasera grazie di avermi invitato. Parleremo un po' di quello che è la difesa personale come concetto e poi Di parleremo di Krav quella che è la Maga. disciplina che io insegno con tanto piacere. Allora, Allora. mi hai chiesto prima di parlare del Krav Maga, quindi Sì, di di questa questa di Krav. disciplina. Allora, assolutamente. Allora, il Krav Maga è un sistema di difesa personale, nato in Israele, quindi Nel nato 60, se non attraverso quello. sbaglio, era Sì, recente. assolutamente. Diciamo, ha quella che sulla sua origine intorno a quel periodo. Nasce come sistema di difesa personale per rispondere a quello che erano le esigenze, del neonato Stato per quello che riguardava creare un sistema efficace, immediato e istintivo di difesa da poter insegnare sia alla popolazione militare che alla polizia che ai civili. E lasciamo un attimo da parte quello che è la sua origine e andiamo a vedere quello che è Ok. il Krav Maga, come si insegna in Italia, come si insegna in Europa e quindi come è il sistema che portiamo avanti in quella che è la Federazione Italiana Krav Maga, che è la federazione di cui io faccio parte e sono coordinatore per la regione. Poi vari campionati, queste cose qua. Campionati, sì, abbiamo anche una parte sportiva, oltre che una parte, diciamo, prettamente di difesa personale. Quindi abbiamo tante iniziative che riguardano sia i più giovani, riguardano le donne, e quindi riguardano tutti quelli che sono gli aspetti della socialità. Quindi, innanzitutto, noi cosa facciamo? Facciamo sport. Quindi, insegniamo ai nostri giovani, alle nostre persone che abbiamo all'interno dei nostri corsi una corretta educazione sportiva. Sappiamo benissimo che lo sport è vita, lo sport è importante per tutti quanti e quindi fare sport è comunque una parte, un pilastro di quella che è la vita e l'educazione dei giovani e delle persone. Attraverso lo sport noi andiamo a fare quello che è l'insegnamento di un sistema di difesa personale e di arti marziali poi in generale. Cos'è la difesa personale? È l'insieme di tutte quelle azioni che una persona deve compiere per mantenere, la propria persona immune da quello che possono essere delle aggressioni, oppure andare a rispondere a quello che possono essere delle aggressioni. Molto spesso ci dicono: ma voi insegnate violenza? Assolutamente no, noi insegniamo sport. E insegniamo soprattutto prevenzione, perché la prima parte di una risposta, la prima parte della difesa personale è quella di evitare fino all'estrema possibilità quello che è il contatto fisico, attraverso tutta una serie di azioni che riguardano la prevenzione, quindi il provare a non entrare in situazioni particolari dove noi siamo costretti a utilizzare la parte fisica e il prevenire verbalmente tutte quelle che possono essere le occasioni in cui un diverbio possa diventare una situazione pericolosa. Cosa sto dicendo? Perché è un concetto molto importante. Diciamo, parliamo di sport, sì, assolutamente, ma nel nostro metodo di fare sport
Federazione Italiana Krav Maga, abbiamo questa impronta specifica che è quella di affiancare alla parte sportiva tutta una parte organizzativa che riguarda seminari sulla prevenzione per le donne contro la violenza sulle donne, che riguarda l'antibullismo per i ragazzi, che riguarda la prevenzione sui posti di una serie di aspetti che riguardano cyberbullismo, che riguardano tutta una serie di condizioni dove la violenza non esiste assolutamente. È ovvio che poi, quando arriva il momento topico, dove tutte le situazioni di prevenzione non sono funzionate, utilizziamo quelle che sono le tecniche che a livello sportivo insegniamo per rispondere in maniera efficace e immediata e istintiva a quella che può essere un'aggressione. Ovviamente nel pieno rispetto di quella che è la normativa legislativa che impone che la difesa deve essere proporzionale all'offesa e tutto quello che ciò comporta. Quindi insegniamo violenza? Assolutamente no. Ai nostri ragazzi insegniamo a essere dei Rambo? Assolutamente no. Ai nostri ragazzi insegniamo, attraverso lo studio delle arti marziali e quindi di tutte quelle che sono questa tipologia di cose, tutto un insieme di regole che fanno parte della vita quotidiana e ci divertiamo facendo sport. Facciamo quindi spessissimo stage formativi dove andiamo a inserire quello che sono le varie tecniche, abbiamo i nostri corsi, faccio un po' di pubblicità, io insegno nell'impianto di Ballo col Sorriso in Decrescenza 99R, dove faccio un corso lunedì, il mercoledì, il venerdì dalle 19 alle 20, dove ci divertiamo come prima cosa e facciamo tutte le cose di cui stavo parlando. La parte sportiva poi è importante, a fianco al Krav Maga insegno anche altre discipline, tra cui il baton, che è un combattimento col bastone, quindi il bastone di gomma piuma, dove ci divertiamo con tutta una serie di cose. Richiederebbe qualche video far vedere, sì, cose, magari in qualche occasione successiva dove faremo qualche trasmissione. Facciamo una trasmissione diretta e faccio vedere alcune cose. Quindi facciamo sport come si fa in ogni attività, con le nostre gare, le nostre competizioni, il nostro divertimento e tutte queste cose su quello che è la base. Senti, ci sono dei campionati. Ci sono dei campionati. Allora, diciamo, il Krav Maga nasce come difesa, come sistema di difesa personale, e quello è il suo habitat naturale. Con la nostra federazione abbiamo organizzato dei campionati, un campionato mondiale l'anno scorso si è svolto in Italia, abbiamo fatto nel corso dell'anno diverse tappe di gare dove su due traiettorie diverse, una gara tecnica, quindi un'esibizione di tutta una serie di tecniche marziali in quella che può essere un'aggressione simulata, quindi simuliamo un'aggressione, simuliamo una risposta e via via si fa quello che può essere una scenografia sportiva. Invece un campionato che guarda quello che sono gli sport a combattimento, dove su due discipline diverse, quella che è il baton, facciamo una gara a punti, quindi con le stoccate, un po' come avviene nella scherma, chi entra con la stoccata fa un punto e chi invece non riesce, subisce la stoccata rimane a zero, quindi alla fine del match vengono considerate le stoccate vincenti, si ha un punteggio e si ha il vincitore. Un sistema di combattimento un pochettino più articolato, dove si ha una parte di total combat dove vale tutto, poi una parte dove viene scelta l'arma, quindi arma contro arma, quindi come avviene con il bastone, come stavo descrivendo prima, e una parte dove invece l'atleta è a mano nuda e proverà a rispondere a un attacco di bastone con il proprio corpo e quindi disarmare l'avversario. Quindi molto divertente come disciplina anche per quello che riguarda. Senti, mi sembra però come impostazione che rispetto alle arti marziali orientali non abbia la stessa ritualità, non abbia la stessa impostazione. Dico una sciocchezza? Allora,
Le arti marziali tradizionali nascono in quella che è la cultura orientale, dove sono affiancate a quello che è una filosofia di vita e a un modello di vita. Noi riprendiamo, e questo io ho fatto anche arti marziali tradizionali, io ho all'interno di quello che è il mio modo di insegnare quello che è lo spirito marziale, che è lo spirito del sacrificio, che è lo spirito dell'allenamento, che è lo spirito di gruppo, quindi del mettere insieme delle persone che creano qualcosa insieme e che condividono il loro allenamento. E poi facciamo tutta quella che è la parte sportiva più classica di un sistema occidentale, quindi come siamo abituati nella nostra cultura. Quindi all'interno di un corso articolato come può essere il mio facciamo anche. Mm-hmm. Sì, voglio dire, spirito di gruppo, non è che gli israeliani scherzino con lo spirito di gruppo, ce l'hanno e come, Ma io ti rispondo in maniera molto pratica. Io insegno in Italia, sono un referente della Federazione Italiana Krav Maga, e quindi noi guardiamo a quello che è il nostro modello in Italia per quello che riguarda lo sport. Quindi questa è la nostra impostazione. Come ogni cosa nasce in un luogo, nasce per un motivo specifico molto concreto, ma poi viene portata avanti in base a quello che è l'attualizzazione all'interno di quello che è il sistema. Noi prendiamo da quello che è lo spirito iniziale, quello che è la tipicità, quindi la risposta immediata, quindi in un'aggressione devo far lavorare soprattutto quella che è la muscolatura, quindi far rispondere la memoria muscolare, deve essere una risposta efficace e quindi deve avere in quello che è l'immediatezza, l'efficacia, l'istintività, il suo collante e avere un sistema che possa essere utilizzato da tutti perché semplice in qualsiasi tipo di condizione. La differenza rispetto a quello che avviene magari in sport a combattimento tradizionali o in arti marziali, noi puntiamo molto sull'insegnamento anche a soggetti che non hanno la grossa fisicità, un ragazzino, una donna, a rispondere ovviamente per quello che sono le sue capacità a un'aggressione portata da un soggetto che preliminarmente come caratteristiche fisiche è di per sé superiore. Quindi questa è un po' quella che è la peculiarità dello sport della difesa personale fatta in questa maniera. Ti faccio un esempio pratico: se io devo combattere su un tatami o su un ring, domani mattina verrà scelta una persona che ha più o meno le mie caratteristiche fisiche, mio peso, in base al peso magari ci sarà un'altezza proporzionata, tutto proporzionato e tutto adeguato. In un'aggressione, in un contesto reale come può essere la strada, tutto questo non ha regola, quindi un'aggressione può essere sproporzionatamente più grande o sproporzionatamente più piccola. Quindi questo è quello che sono gli elementi che noi andiamo a sviluppare in quello che è il sistema della difesa. A chi lo consiglieresti? L'hai detto alle donne, ai ragazzi, ma lo consiglieresti a tutti, immagino. Lo consiglierei a tutti. Allora, la prima cosa che consiglio è fate sport. Quindi il primo consiglio da uomo di sport è a tutte le persone, a qualsiasi età, fate sport, perché lo sport è salute. Detto questo, a tutte le persone che vogliono imparare a difendersi e vogliono imparare tante tecniche, quindi avere un po' quello che è una pluralità, come è un'arte marziale mista, consiglio a qualsiasi persona, per due elementi che sono per l'appunto quello che dicevamo prima. Una parte teorica importante che è l'educazione, come, e non voglio essere ripetitivo su quello che riguarda la psicologia, la crescita, l'antibullismo, eccetera, 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 quindi tutta quella educazione, l'autostima, la prevenzione per le donne, l'educazione per un uomo di come comportarsi con una donna. Quindi la parte filosofica che tu portavi avanti non è che noi occidentali non l'abbiamo, Abbiamo dei nostri fondamenti nella cultura, nella nostra cultura. È diversa, ma c'è, non è che non... Assolutamente, perché poi... Che non è così rituale, che è diverso.
Nella nostra ritualità, però, le nostre generazioni sappiamo com'è importante la famiglia nell'educazione di un figlio, sappiamo com'è importante il rispetto delle donne, sappiamo com'è importante l'essere tutti quanti insieme e essere uniti, sappiamo com'è importante saper supportare il più debole, sappiamo com'è importante per una persona che può essere leader riuscire a trainare le altre persone e non andare a soggiogare le altre persone. Tutto questo fa parte dei nostri sistemi di insegnamento e del nostro sistema educativo. Quindi la nostra educazione nello sport si basa su questi fondamenti, facendo tante cose. Poi io all'interno del mio corso, per tutta la parte proiezioni, leve, abbiamo parlato del combattimento a punti col bastone e tante altre cose. C'è lo spazio per tutti quelli che si vogliono divertire a qualsiasi età di trovare la propria collocazione. La difesa personale chi riguarda? Riguarda sia la persona, il bambino, riguarda anche le persone adulte, riguarda l'anziano. Quindi a chi consiglio un corso di difesa personale col sistema Krav Maga, lo consiglio a tutti, assolutamente sì. Senti, quanto tempo ci vuole per imparare decentemente il Krav Maga? Tutta la vita e anche la prossima. Immaginavo assolutamente. Allora non si finisce mai di imparare, assolutamente Luca, però abbiamo degli obiettivi. Quindi ogni qualvolta una persona entra all'interno del corso io provo a capire quello che è il suo obiettivo. A parte gli scherzi, a volte arrivano delle persone che hanno già subito violenza e per recuperare un livello di autostima e un livello di serenità hanno bisogno di un percorso accelerato. Abbiamo i ragazzi che nel corso degli anni cambiano la fisicità, crescono e quindi hanno bisogno di una formazione adeguata a livello muscolare, quindi nella loro crescita e di poter imparare sempre di più. Abbiamo le persone anziane che hanno bisogno di recuperare mobilità nel loro corpo, quindi non usciamo dall'astratto, entriamo nel concreto. Ogni suo sistema e al suo allenamento personalizzato. Quando entro nella sfera dei consigli dico sempre scegliamo un maestro preparato, scegliamo un istruttore che abbia competenze, andiamo sempre a vedere due cose, il suo curriculum per capire cosa sa fare, cosa ha studiato, con chi ha studiato. Se vogliamo fare sport, scegliamo una persona che abbia un curriculum sportivo adeguato, che quindi abbia combattuto su un tatami, che abbia fatto quel tipo di esperienza, che sia salito su un ring, perché ci possa trasmettere alcune cose. E quando vogliamo imparare difesa personale, scegliamo un maestro che abbia all'interno del suo curriculum non soltanto una parte tipicamente sportiva, ma anche altre professionalità. Scegliamo persone che fanno parte di gruppi seri, come può essere tanti enti di formazione di promozione sportiva, come può essere la Federazione Italiana Krav Maga, quindi mi faccio nuovamente pubblicità, per quello che riguarda un modello sempre coinvolgente e sempre di professionalizzazione. Quanto tempo ci vuole? Noi ogni anno come Federazione Italiana Krav Maga organizziamo tutta una serie di incontri, di formazione, dove i nostri maestri insegnano i settori più giovani e dove i maestri si confrontano e dove anche i maestri imparano qualcosa dagli allievi, perché non si finisce nelle arti marziali, nella difesa personale, negli sport di combattimento, mai di imparare. Il maestro è quello che riesce a mantenere sempre una mentalità aperta ed è quello che ha compreso che bisogna sempre aggiornarsi, continuare a studiare e andare avanti. E questo è quello che è l'importanza, è una regola che fa coincidere lo spirito marziale con quello che è lo spirito della vita. Continuiamo sempre ad imparare e ad andare avanti. Bene. Cristian Fantasia, grazie infinitamente per essere stato. Grazie a te, Luca, di avermi invitato. Grazie a tutte le persone che guarderanno questa trasmissione. Per chi mi vuole venire a trovare, come dicevo prima, Genova, via Piacenza 99 AR, ci sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Spero di vedere qualche persona nuova che ha avuto il piacere di vedere questa trasmissione e di fare con noi questa esperienza, questa chiacchierata.
Grazie di nuovo, Luca. Alla prossima. Alla prossima occasione. Sigla. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.